Lorenzo Tondo volevo! Le cinghie sono la nostra vita, la nostra morte, e noi non possiamo farci. Chiaro? Niente. Dov'è ascoltarne a noi cittadini? Dov'è ascoltare i cittadini? I cittadini pagano le tasse! Dov'è ascoltarne? Alcune ci sono già arrivate, in particolare risulterebbe che alcuni nostri rappresentanti che sono andati sul consiglio comunale non abbiano appunto potuto parlare per il gratificatore, scontato questo, in quanto la seduta del consiglio comunale non è dedicata ufficialmente appunto al tema rigasificatore. La presenza del governatore Tondo era dedicata alle problematiche, ai problemi del lavoro appunto di Trieste. Ovvio, noi consideriamo che il rigasificatore sia strettamente connesso con le problematiche lavorative di Trieste e almeno pensiamo appunto al fatto che porterebbe, oltre al danno ambientale, oltre alla distruzione del porto di Trieste, 60 posti di lavoro per farne perdere migliaia, che sarebbero appunto tutti i posti di lavoro, tutti i posti occupazionali che il porto internazionale di Trieste potrebbe offrire a Trieste e ai suoi abitanti, posti che verrebbero persi definitivamente grazie a questa occupazione del prepotere mafioso istituzionale italiano che sta violando il Questo è un punto fondamentale. Noi sfidiamo chiunque a dimostrare che in questo momento a Trieste non sia in vigore il trattato di pace del 1947, che all'articolo 21,2 stabilisce che questo territorio non appartiene alla Repubblica Italiana. Leggi è cessata il 16 settembre del 1947 per l'Italia, stato sconfitto quale aggressore alleato della Germania nazista.
su Trieste questa sovranità è cessata il 16 settembre del 47 e non è mai stata riacquisita. L'Italia nel 1977 si è semplicemente annessa il territorio libero di Trieste partendo con l'ex dittatura, come veniva definita allora, della Jugoslavia. Zona smilitarizzata, la polizia militare italiana non ha di essere qua. Questo è una zona smilitarizzata, è trattato di pace. Questo anche per chiarire. Chi sta dalla parte della legalità? Noi stiamo in questo momento parlando di una questione, di una situazione paradossale. In questo momento l'Italia sta approvando, in base alle proprie leggi, un progetto ad elevato impatto ambientale, quale quello del rigassificatore della società spagnola Gas Natural, all'interno del porto di Trieste, che è tutelato dal trattato di pace, è il porto di Trieste che non appartiene allo Stato italiano, è un porto internazionale, e questo è stato riconosciuto anche recentemente, il 7 agosto 2012, dalla stessa Commissione europea, che ha appunto affermato che per il porto libero internazionale di Trieste vale l'allegato ottavo del trattato di pace, con tutti i suoi articoli. L'allegato ottavo stabilisce appunto che il porto è un'area extraterritoriale, area internazionale, area non sottoposta alla sovranità di alcuno. Ora ci spiegate com'è possibile che in un territorio internazionale uno Stato possa imporre le proprie leggi, come sta facendo l'Italia, in violazione a questo punto conclamata del trattato di pace, che è uno strumento di diritto superiore. Sta compiendo un reato. È questo? Condannati, sta compiendo un reato. No gas naturale! Vergogna!